Eccoci con la nuova intervista a Siro del Brallo. Ma a proposito, ma è vero che non ti chiami Siro? No, non mi chiamo Siro perché un mio bisnonno, dunque sto rispondendo alla domanda, mi chiamo Ciriaco, però poi il nome non piaceva e allora un mio bisnonno che si chiamava Siro ha cominciato a dirmi Siro, Siro, e sono diventato Siro di persona, È un po' il tuo nome d'arte. nome d'arte, sì, ecco. Ma in effetti anche tua moglie non si chiama Rita in realtà. Neanche mia moglie si chiamava, mia moglie c'è un'altra storia. La mamma ci aveva detto io la voglio chiamare Rita, poi l'ho portata a battezzare e l'ha chiamata Maria, che era il nome della bisnonna. E lui ha detto io, mia figlia è la mia, e la chiamo Rita. E E quindi alla fine come l'ha chiamata? l'ha chiamata Rita per tutti, è conosciuta per Rita e lei si chiama Maria. E quindi un altro scoop, Siro del Brallo, oltre a non chiamarsi Siro, non è neanche originario del Brallo, perché sei nato in una piccola frazione, vero? Piccola frazione, Ponti, è là un paesino là in mezzo alle castagne. E ai tempi si viveva così un po' da contadini. Sono Ma è distante da Brallo? circa 6 chilometri. E come mai poi sei venuto a abitare qui? E perché il papà mi aveva detto, guarda che al Brallo adesso è arrivato alle strade, perché le strade ai tempi qui non c'erano. Noi siamo vissuti in mezzo alle mulettiere, diciamo, sentieri. E abbiamo vissuto una vita così. E poi dopo mio papà, buonanima, mi ha detto andiamo al Brallo perché al Brallo è arrivata la strada, dove arriverà il commercio. E io con tanta fantasia, poi abbiamo messo su un po' di negozi e abbiamo fatto negozi anche per tutti i miei figli. Hai citato tuo padre, parlaci un po' dei tuoi genitori, che tipi erano? Ma mia mamma, una brava donna, contadina dei tempi. Il papà era un po' più. Beh, Come si chiamavano? la mamma si chiamava Trettini Prassede e mio papà invece si chiamava Tordi Michele. E era un po' che lui voleva fare, voleva. Ha imparato il tempo dei partigiani, commerciare un po'. Allora si chiamava Mano Nera. E abbiamo cominciato a commerciare e abbiamo visto che Cos'era la mano nera? ma si vendeva quella roba che si comprava dai contadini, si andava a venderla ai genovesi che tempo della guerra c'era della fame, c'era un commercio così, beh certo che è un commercio povero perché era portato dai muli, si portava dai muli. Ma tu durante la guerra quanti anni avevi? E aveva 13-14 anni, ma andavo già in giro a vendere. Ma da bambino che tipo eri? E ero un tipo abbastanza sveglio. E poi quando mio padre mi ha messo in commercio, ho adoperato tutto il mio ingegno per riuscire nella vita. E poi sai, quando sono venuto al Brallo, abbiamo cominciato l'idea di costruirsi una casa, sembrava una cosa importante. E così abbiamo fatto, abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Ma le scuole dove le hai fatte invece? Che scuola hai fatto? E le scuole ho fatto fino alla quinta elementare là al mio paese, a Corbesassi si chiamava, sì, il Ma il paese. tuo paese non hai detto che è Ponti? Il mio paese è Ponti, però lì in paese mio non c'era la scuola, si andava a Corbesassi dove c'era 1 chilometro a piedi. Certo che d'inverno, che allora veniva tanta neve, e al mattino presto venivano a accompagnarci i paesani, facevano il sentiero per andare a scuola. E Ma eri un tipo che studiavi o mica tanto? insomma, da bambino ho anche studiato. Poi dopo con gli anni un po' meno, perché poi mio papà mi ha mandato a fare a quei tempi la scuola commerciale, allora c'era, che non c'erano le medie. E allora sono diventato un po', diciamo così, grandicello, 13, 12, 13 anni. Piaceva un po' meno andare a studiare che andare
invece piaceva di più giocare. Queste commerciali dove le hai fatte? Sempre qui in zona? Le ho fatte a me dell'Omellina, c'aveva una zia che abitava là. Allora ero andato a abitare là in casa della zia Hai terminato gli studi lì? ho terminato però di diplomi non ne ho preso, ecco, però ho fatto un po' di scuole dove si impara un po'. Beh, direi che dato il nome commerciali, mi sembra che poi anche senza scuole sei riuscito lo stesso, diciamo. Direi di sì, perché insomma, anche quando andavo a scuola da bambino, ero abbastanza bravo con quei tempi, c'erano le tabelline, no? E mi ricordo la maestra quando uno non sapeva le tabelline e mi chiamava a me, chiamavo Tordi, che lui le sa le tabelline, 6 per 8, 48, e tu sei un asino cotto, mi ricordo ancora, è un po' battute da bambini, ti sono ricordate, che la maestra per esempio quando andavo a scuola, ero un po' il suo amichetto perché mi tenevo un po' come l'alunno speciale, anche quello. Tant'è che gira e rigira le tabelline le imparate bene e continuate a usarle nella vita. E Sì. la maestra eri tanto amico che poi alla fine è diventato grande e ti sei sposato una maestra. Anche quello, sì, quella è stata una fortuna, sì. Quello della maestra l'ho incontrata, sì, anche lei che, intanto che andavo in giro a vendere, l'ho conosciuta in un paesino Tua moglie di dov'è? e di Zerba, provincia di Piacenza, lì anche lei dei nostri monti. Eravamo abituati a tenere da conto che abbiamo costruito, abbiamo lavorato. E com'è che vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti ai tempi, si andava proprio la conoscenza, si andava a sentire il proverbio del paese, no? Allora eravamo allora andavamo in una cantina e c'era quella signora che contava i proverbi. Noi ci siamo conosciuti e poi il destino della vita ci siamo incontrati e affezionati, che non era facile a quei tempi, no? Le soddisfazioni erano poche. E siamo andati d'accordo per una vita. E poi vi siete sposati. Sì. A Dove vi siete sposati? Zerba. In che anno? Nel 1952. E quindi sono quasi 60 anni. Caspita, Quasi 60, sì. un record ormai. Di questi tempi è un record assoluto. Sì, quasi 60 anni e abbiamo sempre lavorato senza mollare un minuto. E una volta sposati, dove siete andati ad abitare? Siamo andati a abitare a Ponti e poi sa, mio padre, che a quei tempi sa, erano momenti duri perché lui era il tempo del Mussolini, allora c'erano. Beh, nel 52 non c'era già più. E non c'era già più, però lui era un tipo che ha vissuto il tempo del fascismo e era abituato a comandare bacchetta e bisognava fare quel che diceva lui. E loro sono stati lì un po'. E poi dopo abbiamo cominciato, bisogna andare al brallo perché al brallo è arrivata la strada e diventerà il commercio. E noi siamo venuti al brallo, abbiamo cominciato a fare i commercianti, lei faceva anche la maestra. E abbiamo costruito, abbiamo fatto negozi e lavorato anche tanto perché eravamo abituati a lavorare. Va bene, allora nella prossima intervista scopriremo qual è stato le tue prime avventure al brallo e niente, l'impresa che hai costruito. Per adesso questa intervista finisce qui e quindi un saluto a tutti i lettori del blog.